in particolare il Piemonte, l'area torinese, sono una delle aree industriali più importanti del nostro paese. Ed è naturale che qui si avverta in modo ancora più acuto che in altre parti d'Italia il dramma di una crisi economica che investe l'industria, che minaccia il lavoro di migliaia e migliaia di donne e di uomini. Solo nella provincia di Torino l'800% di crescita della cassa integrazione ordinaria in un anno è un indice impressionante della gravità della crisi. E certo questa crisi morde, e è stato un incontro per noi importante, necessario e anche carico di sofferenza, quello con i rappresentanti di alcune delle aziende, solo alcune, forse alcuni casi emblematici, più colpite dalla crisi economica. Devo dire che mi ha toccato però anche la maturità politica di questi lavoratori, la loro capacità non soltanto di levare una voce di protesta o di chiedere, come è giusto chiedere, un impegno serio di solidarietà ad un partito come il nostro, che vuole innanzitutto rappresentare il lavoro, i suoi diritti e le sue speranze. Ma anche la capacità di indicare delle soluzioni, l'intelligenza della ricerca del negoziato, la flessibilità nel capire che una crisi come questa richiede anche rinunce, solidarietà tra i lavoratori. Ciò che è essenziale è, come in tutte le grandi crisi, difendere le fabbriche, anche pagando il prezzo della cassa integrazione, dei contratti di solidarietà, delle necessarie ristrutturazioni. Ma se chiudono le fabbriche, si impoverisce un tessuto produttivo e arriveremo tutti, non solo Torino e il Piemonte, più deboli all'appuntamento con la ripresa. Dunque il primo impegno nostro è quello di difendere questo tessuto industriale, governando laddove è possibile attraverso l'impegno delle istituzioni locali, ma anche attraverso l'impegno che c'è e deve essere pieno dei nostri parlamentari, le diverse vertenze, ricercando delle soluzioni, governando come si è cominciato a fare, ricordava Mercedes Bresso alcuni di questi casi, anche il processo di riconversione, cercando di attrarre nuovi investitori. Occorre una grande attenzione a queste vertenze. Occorre, lasciatemi sottolineare questo punto, non perché io abbia dei dubbi sul fatto che voi lo state facendo, ho constatato anzi che lo state facendo, occorre essere vicini a questi lavoratori. Un grande partito non è fatto soltanto di proposte, di proteste, deve anche avere una grande capacità di prossimità, di vicinanza alle persone, in particolare alle persone che sono più in difficoltà, che devono sentirci vicini a loro, vicini alle loro battaglie e alle loro preoccupazioni quotidiane. Il Paese ha bisogno di una risposta, di una guida, di un messaggio di speranza. E io devo dire che in questa città, accanto ai problemi drammatici, ho avuto anche modo di vedere, come dire, i luoghi della speranza. Mi ha colpito molto la visita del Politecnico, che non è soltanto uno straordinario centro di cultura, di ricerca, ma è anche un grande incubatore di idee, di progetti nuovi per lo sviluppo.